C'era molta attesa per il Rally Città di Pistoia, che quest'anno ha raggiunto un traguardo importante, 40 anni ininterrotti di attività, festeggiati con un plateau di vetture di alto profilo portate in gara da piloti di nome in ambito regionale. Una gara dominata dall'inizio alla fine da Rudy Michelini, affiancato alle note dal fido Michele Perna, al debutto con una performante Volkswagen Polo R5, una prestazione eccellente che assume un alto valore proprio perché ottenuta con i forti dubbi dati dal non conoscere la vettura, presa in consegna solo poche ore prima. Michelini ha vinto la prima prova di forza per poi allungare sensibilmente ad ogni occasione cronometrata, lasciandosi alle spalle un'accesa bagarre. Una bagarre anche spettacolare che ha visto protagonisti lo svizzero Federico Della Casa, con Domenico Pozzi alle note su Skoda Fabia R5 ed il montecatinese Paolo Moricci in coppia con il fido Garavaldi sulla Hyundai 20 R5, finiti entrambi sul podio. È una gara bellissima, io con la Polo veramente ho avuto subito un ottimo feeling dall'inizio, sempre stato in crescendo, abbiamo fatto secondo me una bella gara senza rischiare niente, ma io penso che il passo c'è, ora vediamo la prossima gara fra 2 settimane al Maremma, vediamo di consolidare, dai. Tra le due ruote motrici, da segnalare l'ottima prova dell'altro equipaggio lucchese Panzani Grilli, Renault Clio R3, primi nel trofeo Renault Clio Open. Per 3/4 di gara, tra le tutto avanti, avevano comandato la Peugeot 208 R2 dei pistoiesi Paperini Fruini, poi fermati da un incidente a Casore sulla prova speciale numero 6. Prossimo appuntamento per Rudy Michelini, che non sarà il via del Due Valli, il 43esimo trofeo Maremma in programma il 19 e 20 ottobre, naturalmente con l'obiettivo della vittoria.